Il 19 febbraio 2016, appuntamento presso la Sala Gianfranco Imperatori dell'Associazione Civita di Roma per la presentazione di La grande dimensione in architettura, il centro direzionale di Napoli. L'occasione giusta per parlare anche della Fondazione Italia-Giappone con l'intervento di esponenti dell'Ordine degli Architetti di Roma a cura di Aracne Editrice. Fare un libro sul centro direzionale è un'idea che nasce all'interno del Dipartimento di Architettura a Napoli, nel mio laboratorio di progettazione architettonica, dove ho deciso di coinvolgere gli studenti del quarto anno della magistrale in progettazione architettonica in una ricerca che andasse al di là della pura, come dire, formazione che giustamente l'Accademia deve dare a questi ragazzi, ma in un lavoro, come dire, denso, che riguardasse la città, i suoi problemi reali, le sue testimonianze, quelle che un po' sono le questioni che loro incontrano in cui affronteranno la vita e la città da architetti. La grande dimensione dell'architettura è una delle tematiche che sono presenti a Napoli e il centro direzionale ne è forse la più grande testimonianza. Opera dell'architetto giapponese Kenzo Tange prende luce alla fine degli anni Ottanta e quindi, come dire, ha oggi un certo numero di anni di vita, siamo oltre i 20 anni, e di attività all'interno di uffici, istituzioni e altre, come dire, attività legate sempre al mondo del terziario. Come potevamo dare vita ad un luogo che comunque si accende e si spegne per un numero limitato di ore al giorno? Con gli studenti abbiamo visto che ci sono delle tematiche di densificazione possibili, quindi aggiungere, sovrascrivere a quella costruzione già nata. L'idea è quindi quella di lavorare su questo grande asse centrale, densificandolo e creando dei luoghi al coperto che possano accogliere lo scambio dei visitatori e degli utenti. Siamo qui a Roma per presentare tra l'altro uno straordinario libro edito da un amico nonché collega, professore Giovanni Multari dell'Università di Napoli, che è il risultato anche questo di un lavoro che mette in dialogo il paese dove sto lavorando, il Giappone, e l'Italia, Napoli, con il progetto di Kenzo Tange nel 1980 presentato proprio per la realizzazione del centro direzionale di Napoli. Quindi il libro di Giovanni Multari oggi è il risultato sicuramente congiunto di questo lavoro che da 12 anni noi stiamo portando avanti. Questo libro che raccoglie dei progetti curati da Giovanni Multari è un tema di grande interesse. Apparentemente potrebbe sembrare un tema napoletano perché riguarda il centro direzionale di Napoli, ma credo che vada letto con una visione molto più ampia perché riguarda queste macro strutture che dagli anni 1965-66 hanno caratterizzato tutte queste megastrutture. Lo stesso maestro Le Corbusier è andato avanti con questa chiave di lettura sulle macrostrutture e sulle grandi opere. Il problema fondamentale è che in molte realtà come le nostre, queste macrostrutture non hanno indovinato nella loro realizzazione non tanto come problema architettonico ma come problema sociale. Sono delle opere che non sempre sono state accettate dalla collettività e quindi non si sono inserite, integrate in un contesto sia urbano che sociale. Quindi interventi come quelli che sono contenuti all'interno del libro servono anche a riqualificare questa maglia, questa struttura, perché oggi sicuramente non potremmo pensare di agire se non con il costruire nel costruito.
questo libro di Giovanni Multari, secondo me è un libro importante per due motivi fondamentalmente. Il primo è che parla di intervento di architettura sulla città costruita, e io penso che questo sia il tema che per le prossime due generazioni probabilmente di architetti, se non di più, dovremmo affrontare, perché ormai le città sono fatte, perché ormai aumentare l'impronta della città sul territorio vuol dire consumare il suolo, produrre più agenti inquinanti, insomma fare quei danni all'ambiente che tutti conosciamo, ma anche perché c'è la crisi edilizia e nessuno compra più niente. Le città sono fatte, sono vuote in gran parte, quindi il tema dell'architettura sarà costruire bellezza lavorando sui materiali urbani che già esistono. Secondo motivo per cui mi piace questo libro di Giovanni è sempre questo, che noi questo agli studenti dobbiamo insegnare. È un libro fatto su un corso della Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli, è un libro per gli studenti e credo che non abbia, come dire, sia ormai il tempo di cominciare a lavorare su quello che c'è. Devo dire che ci ha fatto molto piacere ricevere questo invito da parte di Giovanni, perché il libro parla di temi che sono fatto i temi di cui si deve occupare l'architettura in questo momento storico, perché parla in modo intelligente di rigenerazione, di recupero urbano, tra l'altro affrontando un tema anche difficile, perché parla di un'opera d'architettura rispetto alla quale c'erano grandi aspettative che forse non ha avuto, anzi che sicuramente non ha avuto il successo sperato. E devo dire, essendo io anche tra l'altro un professore universitario, mi piace molto questa unione che c'è tra temi diciamo di assoluta attualità e una visione un po' più scientifica, diciamo universitaria della questione, perché in qualche modo il libro appunto riesce anche a riportare all'attenzione quello che dovrebbe essere il contributo dell'università al dibattito attuale. Il merito di questo libro sta nel affrontare un tema di grande importanza, qual è quello del centro direzionale di Napoli, che è ancora un nodo irrisolto. Era un'idea di modernità che si è realizzata poco male. La cosa bella di questo libro è nel guardare al problema sotto molti punti di vista e nel capire che cosa si può fare con occhi di architetto, che cosa, diciamo, è possibile immaginare per questo centro direzionale di Napoli, che paradossalmente, come scrive uno dei saggi, apparentemente è un centro, ma in realtà è una periferia.